Luca Ferrari è sindaco di Morano da 14 mesi. Ci siamo visti qui poco prima della sera dell'insediamento, anzi la sera insediamento. Adesso sono passati 14 mesi, allora da sindaco debuttante, adesso cosa è successo? Siamo in piena corsa. Il sentimento è, sono le stesse, ricordo oggi le parole di quella notte, che si parlava di una lista molto più allargata, non erano solo 10 persone ma bensì di 1400, e quello è un po' il nostro fiore all'occhiello, una cosa partecipata, tutti quelli che vogliono dare quello che possono dare confluiscono nelle forze che abbiamo, un buon lavoro con le associazioni, si partecipa a tutto e si sostiene, si coinvolge tantissima gente. Anche persone non vicine alle associazioni si rendono disponibili e trovano il loro spazio, chi per la mensa per l'estate ragazzi o chi magari con più manualità vuole allestire per il giorno della festa, tante cosine che però tutte insieme piccole fanno un paese. Ecco, però parlavi di cose piccole, però mi pare avete anche in ballo una variante di piano regolatore, non è proprio piccola. No, assolutamente sì, grazie al tecnico comunale, la segretaria, la dottoressa, siamo riusciti a avere anche un contributo da parte della regione che ha fatto sì in modo di poter mettere in piedi questa variante del piano regolatore generale, non soltanto parziale. Questo va a favorire tutte quelle persone, tutti quei moranesi, che sia privati che anche chi ha esercizi commerciali, di poter ampliare o dare sfogo a un loro progetto. Morano è una città che ha avuto una presenza industriale, una presenza agricola, agricoltura di pianura, risicoltura, ma non solo, ma anche forse non ha sviluppato a sufficienza una presenza artigianale, vero? Sì, oggi come oggi la prevalenza è quella agricola. Nel passato c'era questa cementeria che ha dato da vivere a tantissime famiglie, forse l'errore è anche stato quello, nel senso di dare soltanto valenza a questa cosa e non curare magari tutto ciò che poteva essere una parte più piccola, un artigianato che poteva farsi in modo che, anche se andava a scendere, a scemare, questa grossa potenza che c'era in paese avrebbe potuto sopravvivere con qualcos'altro. Morano purtroppo ha visto momenti di gloria e poi questo nel tempo perdersi tante cose, vedi l'autodromo, vedi una casa di riposo, vedi una cementeria, tantissime realtà che davano del beneficio al paese e ai moranesi. Si sta cercando in ogni modo, in tutti i settori, lasciando niente indietro e nessuno, si sta cercando di contattare, sviluppare, cercare di creare un qualcosa in tutti i settori per poter dare un futuro. Ecco, una cosa, generalmente si parla sull'informazione, quando si parla di comune si parla del sindaco. I consiglieri quasi spariscono, soprattutto nei comuni piccoli, gli assessori e consiglieri. Ecco, qui è la stessa cosa, oppure i tuoi assessori, i tuoi consiglieri fate squadra nel vero senso della parola? Perché la squadra è di 11, c'è magari il Ronaldo, diciamo da Juventino, c'è Ronaldo, ma ci sono anche tutti gli altri. Assolutamente sì, il sindaco ha tanto peso come l'ultimo dei consiglieri, anche se di ultimi consiglieri qua non ce ne sono. Abbiamo un assessore che si è guadagnato sul campo il nome di Pierino dal segretario comunale, perché è iperattivo ed è subito sempre in trincea con me e con tutti gli altri. Abbiamo un vice sindaco che per la scuola fa veramente tanto, in prima persona, dal pre al post scuola, segue tutto e per tutto, un'ottima collaborazione con maestre e quant'altro. I consiglieri sempre attivi, non soltanto per un consiglio o come si può intuire nei momenti istituzionali, sono veramente attivi, ci sono più e più riunioni tutte le settimane, è un coinvolgimento da parte di tutti i moranesi, si cerca veramente di fare squadra, di fare un paese, la parola giusta è il paese. Parlando di maggioranza, di consiglio, nel consiglio c'è anche una componente di opposizione, di minoranza. Che rapporto hai con questo, o avete come gruppo di maggioranza, come amministrazione, col gruppo di minoranza? Beh, posso dirti che si rispettano i ruoli, loro fanno la minoranza, noi facciamo la maggioranza. Logicamente loro avevano o hanno più esperienza di noi, perché hanno militato in più volte nei consigli comunali o chi ha fatto anche vita politica.
Con il mio modo di essere, il mio carattere, tante volte, ecco, una cosa che ho imparato è quella di tacere, o perlomeno di non dare subito sfogo a quello che posso pensare. Però se devo dirla tutta, si può convivere e si può anche cercare di collaborare con i suoi tempi, con i suoi ritmi, ma ce la mettiamo tutta, sia noi che loro. Allora, prima accennavi al lavoro del vice sindaco per la scuola, c'è qualche novità però proprio per il settore scolastico quest'anno, scuola e sport? Sì, abbiamo fatto un programma elettorale che abbiamo mantenuto e l'abbiamo portato quasi a termine in un anno soltanto. In questo programma c'era questa volontà sul discorso scuola, benché il comune abbia poche nascite, quindi ci sia una partecipazione al discorso scuola con dei piccoli numeri, quest'anno si cercherà di introdurre il nuoto, ci sarà un contributo del comune e coinvolgerà dalla prima classe alla quinta. Sul programma abbiamo accelerato nel senso che abbiamo parlato di sicurezza, quindi abbiamo ampliato il sistema di videosorveglianza non soltanto in paese ma anche in frazione. Abbiamo mappato i quattro ingressi così che tutto sia sempre tracciato e si abbia la sensazione, la sensibilità di ciò che succede. Il controllo del vicinato è una cosa che funziona molto bene in paese, grazie ad amici vicini in tutti i sensi. Siamo riusciti ad fare con l'avanzo di amministrazione piccoli acquisti, abbiamo comprato un grader per mantenere le strade comunali di campagna, abbiamo acquistato una trincia perché ormai quella che era in dotazione aveva 15 anni, quindi aveva mille problemi. Con questo avanzo di amministrazione stiamo cercando di sopperire a tutte quelle piccole cose che però fanno il quotidiano. Siamo stati anche additati di non avere grandi progetti o progetti ambiziosi, ma noi stiamo veramente cercando di risollevare, non di mantenere lo status quo, di risollevare un attimino il paese. Ecco, quella maglia che indossi, che cosa significa? Questa è stata un'idea che abbiamo coinvolto gli esercizi commerciali. Noi abbiamo soltanto avuto l'iniziativa, ma è stata gestita in toto dai moranesi. È stata una maglietta, visto che le risorse per gli aiuti a chi ha bisogno, che comunque, ripeto, in questo contesto storico ultimamente sono sempre di più, abbiamo fatto questa maglietta dove ognuno dava il suo contributo, che mi pare fosse di 20 euro, non voglio dire stupidaggini, andava a creare così un piccolo portafoglio da poter aiutare con dei pacchi alimentari o magari pagare una bolletta o magari l'acquisto del pellet per scaldarsi, e è stato creato questo piccolo gruzzolo che abbiamo speso per quelle famiglie che eravamo a conoscenza che avevano questi bisogni. Molto bello. Volevo ancora chiederti in chiusura, Morano per gli anziani e Morano per i giovani, la tua amministrazione giovane, se non erro, anche prima qui c'è anche una consigliera che è forse la più giovane del gruppo, ma sia per gli uni che per gli altri, quali sono le iniziative? Ho cercato di mantenere tutto ciò che già era buono. Vedi la festa dell'anziano, abbiamo coinvolto anche amici tra associazioni, associazioni anche che vengono da fuori. Si è fatto veramente molto per le nostre possibilità. Si è cercato di nuovo di ricreare il soggiorno marino, anche se non riesce ad andare a buon fine per il numero esiguo di anziani che partecipano, e quindi anche le agenzie ti danno delle offerte che non sono proprio appetibili a tutti. Un'assistenza per gli anziani anche qui nelle piccole cose, quando nevica io ho visto tanti giovani venirmi a darmi una mano a spalare le vie del paese per chi non aveva la possibilità, a buttare il sale la sera col trattore, cioè veramente c'è una collaborazione pazzesca da parte dei giovani e volta verso gli anziani e volta verso tutto il paese. Sul discorso giovani vedo una collaborazione anche sul discorso che si è creato un piccolo consiglio comunale giovani, dove c'è un loro sindaco, un loro vice sindaco, hanno fatto un loro programma, hanno una loro lista, hanno fatto le loro lezioni, hanno fatto il loro simbolo e sono parte attiva, hanno aiutato in Rise Rose, aiuteranno per la festa del paese, hanno delle piccole ma mirate iniziative che sicuramente danno il loro contributo. Gli anziani
per gli anziani si continua il servizio del problematico, sempre grazie alla protezione civile che da sempre è a fianco dell'amministrazione. Ripeto, per il discorso neve mi ricordo che c'è stata gente che doveva venire a fare il prelievo ma impossibilitata a uscire, quindi con la macchina si andava a prendere, si portava qua per... insomma c'è una cosa molto familiare, non c'è nulla di stratosferico, è una cosa semplice ma lasciami dire che prende proprio tutti. Grazie, e a questo punto arrivederci al prossimo bilancio di mandato, o magari a metà bilancio di mandato, o magari quando potenzierete, non so, il discorso del controllo del vicinato, se avete qualcosa in ballo. Va bene, grazie a voi.